Bella a tutti ragazzi, oggi siamo ovviamente ancora su Race Driver Grid, ma no, un Pro Tuned e... Vabbè, io direi di usare la Skyline. Non ho voglia di comprare altre auto per ora, anche se comunque la 350Z mi garba. Pian piano le compro tutte, tanto state tranquilli, o le lascio. Che è graffiata? È graffiata? Guardate, è tutta graffiata. Cioè, devo ancora partire e già è graffiata. Vabbè. Andiamo. Prima gara. Qui è difficile perché i circuiti qua sono davvero tosti. Minchia, 231 flashback. Guardate come partiamo tutti vicini. Uno più vicino dall'altro. Guardate che roba. Minchia, terzo, vai. No, non l'ho messo. Ho messo il cambio automatico. No, no, fai ritirati. Mi spiace. Me la devo giocare col cambio manuale. Non si può così. Dai. Rompere i coglioni, su! Dai, possiamo... Ma no, ma ti devi ritirare dal... Ma porca troia, allora... Non è complicato, eh? Ritirati. Ritirati. Dalla prova o dalla gara? Dalla prova. Penso che sia. Posso per piacere cambiare sto cazzo di... merda di cambio? Grazie, allora. Skyline, aiuti, manuale, via. Adesso si ragiona. Mettiamo 1789 km. Ah, via. Ah, dai, questo pilota inoltre ti darà molto filo da torcere. È della pezzi. Chi lo perde di vista? Ok, due coglioni. Sono su qua, aspetta un attimo. Dai tempo. È la prima volta che faccio sto circuito. Comunque questo gioco qua c'ho già giocato così. Ah, è della Top Secret. Basta minchia di Top Secret e la raro il resto. La... veloce. Sì. No.
fatto tre giri in tutta la mia vita, non sto circuito. Oh, figli tu, eh. La tua auto ha preso un paio di colpi, nulla di serio. Ma io ti supporto in fermo. Aia. Continua così, sei in testa. Zitto. Sempre più veloce, eh? Oh Cristo, di un figlio di puttana! Ovviamente intendevo lui, no? Ah, c'è Garrett dietro di te! Garrett è perfetto, perché non è né tanto forte né tanto debole. Ogni tanto al terzo, ogni tanto arriva ultimo, ogni tanto non rompe il cazzo. Ultima gara! Abbiamo un vincitore! Quanto è figa sta gara! Quanto era figo sto circuito, cioè era tanta roba, troppo bello! E quanto era bello sentire il rumore della popofo quando l'auto... Senza danni? Ma ero senza danni io. Ma non avevo danni. Vabbè. No. Ma hai un po' rotto il cazzo, eh? Tu e il tuo amico là della Top Secret, hai un po' rotto il cazzo in più. Non serve, perché questi circuiti sono tosti, sono pieni di curve. Sto stronzo con la spinta. Ma che cazzo fa? Ma perché? Ripartiamo da qui, che lo stavo sorpassando. Sono in seconda posizione. Listo. Bravissimo, dai. Garrett, lasciami passare. Garrett Cristo! Vabbè, andiamo avanti lo stesso, non è successo niente. Sono saldamente in terza posizione. Dai. Sono proprio indietro di te. Tanto il coso lì dei senza danni l'ho. Garrett mi ha lasciato passare. Hai subito alcuni danni alla ruota anteriore sinistra. Stronzo filo. Sei pezzi al primo posto. Merda. Aia. Yamaguchi occupa attualmente la prima posizione. Che palle che sei! Che volta non lo devi dire? Non bisogna essere degli stronzi, però, che due coglioni! Ma porca troia, ma che figli di puttana, però, tra tutti! Porca puttana, schifosa lurida, a te, quella merda di onda del cazzo. Questi vengono a prendere. Abbiamo ancora tre giri da fare.
valutazione. Sono saldamente in terza posizione. Vai! Fare non riesco, eh. Sembra facile, ma in realtà è difficile superare questo circuito. Io intanto stavo andando avanti in terza, tipo, avete presente i vecchietti che vanno in giro che non si accorgono di avere la marcia sbagliata su. Credo che un pilota sia andato in testa coda, è Miyazuki Yamaguchi. Ah, solo fatto un po' di drift intanto per fare lo sboro. Che lo supera l'ultimo giro, però non posso. Mamma mia. Mi piace quello che vedo, sei al primo posto. Guarda, ma l'hai tirata. Stavo per bestemmiare di più. Principe. Una gara fantastica. Ero sicura che non mi avresti deluso. Dammi un bacino, sì, sul cazzo. Vai, basta. Andiamo avanti. Bene, bene. Ultima. Che palle, ma non sempre partire ultimo io. Ah, se no con i due coglioni la bella top secret fatta un po' di otto giri. Vai, bella! Mi piace quello che vedo, sei al primo posto! Aspetta che... Vanno sempre portando, eh? Scotti. Questa era brutta. Riguardiamo l'incidente. È sempre bello rivedere gli incidenti. Vai. Boom. Bene, che idiota. Torniamo da qui. Non so, a caso proprio. Vai. No.
turbo, la proposta, tutto. Mi sono fatto bene. No, ma perché sono entrato in prima con questo? Mai come la mia, mai come il mio amore, la sua posta adesso, ma come con una macchina come bene boss, è il tuo giro più veloce su questo tracciato. Una cosa che mi dispiace un po' è il, come si chiama, mi andava a dire gli autoscontri, no, cos'è che era? Il Royal Derby, no? Porca miseria, non mi viene il nome. Quella, quel pezzo lì dove dovevi arrivare primo, ma potevi anche sfasciare tutte le auto dell'avversario. Mi dispiace che ci sia solo una gara così leggera di quello e poi basta. Sarebbe stato più figo se avessero fatto qualche altra gara. Era molto divertente. Minchia gara, il settimo, ma che cazzo, vabbè. Qualcuno mi spiega cos'è sta cazzo di Hydrex, che tutte le volte la sbaglio. La licenza internazionale. Sei uno dei migliori piloti del mondo e puoi partecipare a tutte le gare. Puoi ottenere automaticamente tutte le licenze. Oh mio Dio! Bene, boss. È stata una buona gara. Continua ad accumulare fondi. Siamo 8 milioni. Rock Oil, Powerflex. Oh, la Falcon mi deve dare qualcosa. Attenzione. Post Drift Pro Tuner. Attenzione, siamo 24 ore. Ah no. Allora, la mia scuderia sponsor. Qualcuno mi spiega sta cazzo di Hydrex cos'è? Termina al terzo senza danni. Vaffanculo, ecco perché. Questa la possiamo anche. Io direi di cambiarla con la Falcon. Non lo so ragazzi, che questa qui è complicata da fare, perché farla senza danni è molto... è difficile però. Vabbè dai, teniamo. Cambiamo già il design per la prossima. Ecco, mi fa cagare, ma va bene. Ma com'è la mia skyline tutta... tutta rigata. Boh. Vabbè. Prossima puntata... un'altra gara Pro Tuned. Oh cazzo. Ok ragazzi, quindi ci vediamo alla prossima puntata. Bella a tutti.